Grazie intanto di questa bella opportunità che la redazione di Canale Sicilia offre a tutti i sindaci e in questo caso a me di porgere anche per quest'anno un augurio per le festività di Natale a tutta la nostra comunità. È chiaro che in questo momento di festa a fine anno facciamo tutti delle riflessioni sulle azioni che abbiamo poste in essere durante il corso dell'anno, su tutto quello che abbiamo realizzato e su quello che anche ci proponiamo di fare per l'anno successivo. È stato certamente un anno difficile, sappiamo delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, che stiamo affrontando nel nostro paese, in tutto il sistema Italia e vorrei dire anche nel mondo. Quindi il fatto di riflettere su queste situazioni ci porta a fare delle considerazioni anche su quelle che sono le nostre speranze future. E quindi a tutte le famiglie che hanno vissuto in questo ultimo anno particolarmente difficile, appunto delle traversie, delle difficoltà, noi vogliamo rappresentare con questo messaggio di augurio quello che è la nostra vicinanza, il nostro sentimento proprio di voler essere vicino alle famiglie. D'altronde è lo scopo di chi si pone anche ad amministrare una comunità, che è quello di fare l'interesse di tutti i cittadini. E questo è quello che guida tutte le amministrazioni e quindi l'auspicio che come amministratori ci proponiamo è quello che ci possa essere per il futuro una maggiore partecipazione e condivisione per poter affrontare al meglio le problematiche delle famiglie in particolar modo, ma di tutti gli operatori economici, di tutta la società civile. Quindi mi sento di augurare alle famiglie che possano avere un Natale sereno e che possano avere maggiore fiducia per il futuro, soprattutto per quelle famiglie che vivono delle difficoltà lavorative e quindi che noi anche come amministratore si possa avere la possibilità di dare delle opportunità di lavoro e quindi maggiore dignità alle persone. E è chiaro che in questo periodo di Natale il mio pensiero va di vicinanza, va soprattutto alla famiglia in tutte le sue componenti, quindi ai bambini perché possano avere nei loro occhi la vera gioia del Natale, ai nonni che sono la nostra vera forza, il nostro sostegno, soprattutto qui nella nostra comunità di Gioia Samarea sappiamo quanto sono importanti e fondamentali ai nostri giovani perché in loro è posta la nostra speranza per il futuro e dobbiamo fare in modo che non perdano loro stessi la fiducia per delle opportunità che gli si debbono dare per il futuro stesso. Voglio fare gli auguri a tutte quelle categorie che contribuiscono ogni giorno alla crescita e allo sviluppo del nostro paese. E quindi a tutte le associazioni culturali, alle associazioni di volontariato, a tutti gli operatori economici e commerciali che quotidianamente si adoperano per la crescita economica e finanziaria del nostro paese. Un grande augurio lo rivolgo anche al nostro parroco, a tutti i sacerdoti del nostro territorio per il ruolo importante che svolgono nella nostra comunità. Un augurio va anche alle forze dell'ordine, alla Polizia Municipale, a tutti gli impiegati comunali che quotidianamente assolvono con il loro compito a tutte le esigenze della comunità. Un augurio anche in generale alla scuola, quindi al dirigente scolastico, agli insegnanti, che sono parte fondamentale della nostra società e sulla quale noi abbiamo posto tante attenzioni, perché per la nostra amministrazione è fondamentale ricostruire in qualche modo la nostra società partendo dalla scuola, dalla famiglia e quindi dai nuclei più importanti, dai giovani e dai ragazzi e quindi dalle scuole. Un ringraziamento e quindi anche un augurio di un Natale sereno va anche ai consiglieri comunali e agli assessori, perché
che tanto lavoro svolgono proprio con lo spirito di servizio per far sì che questa nostra comunità possa crescere ulteriormente, affrontando con coerenza e con forza tutte le problematiche che durante il corso di questo 2014 abbiamo affrontato e che sicuramente nel 2015 dovremo continuare ad affrontare con forza, ripeto, e con energia, perché questo è il nostro futuro, il futuro che noi dobbiamo regalare ai nostri figli. Infine, voglio dire anche che un regalo ce lo possiamo aspettare pure come amministrazione, oltre che un augurio. Un augurio che per il prossimo anno, per il 2015 e quindi per il futuro, si possa avere un paese sempre più coeso e sempre più partecipe, perché a mio avviso è questo il segreto per creare una nuova e buona società civile. E quindi rinnovo i miei più cari auguri per un buon Natale e per un sereno Natale e per un anno nuovo che sia ricco di speranza e di fiducia.